davvero mi sento coinvolto dal sistema universitario torinese, ho avuto veramente l'entusiasmo di poter conoscere dei rettori che ci hanno spinto molto, sia il professor Saracco del Politecnico, ma ancora di più Aiani dell'Università di Torino. È stato lui che insieme al professor Saracco mi hanno convinto a pensare di chiedere l'università nel 2025. Le cose stanno andando avanti, loro mi stanno spingendo e questo mi piace molto, perché vorrei che qualsiasi evento si faccia sia quello sempre di promuovere Torino città universitaria e il nostro sistema universitario torinese. Devo dirti che intanto è un anno davvero stato molto complicato, molto faticoso, e vorrei quest'estate pensare poco, programmare poco, però sicuramente nel 2019-2020 vorremmo spingere molto di più sulle attività disabili, pensare di poter fare molto di più per gli studenti che possano partecipare con una base ancora più grande. Abbiamo già deciso di dare delle gratuità, abbassare dell'80% le tariffe, cioè stiamo interagendo anche con gli studenti. Naturalmente tutto questo deve permetterci di stare in piedi, perché è bello poter raccontare che è tutto gratis, tutto quanto, ma gli impianti sportivi, le attività costano, e credo che il servizio che eroga l'Università di Torino e il Politecnico di Torino non debba mai essere considerato una ricreazione, ma deve essere sempre un'attività fisica, sportiva e agonistica di grande formazione. Ma il dirigente è di lasciare un segno nella mia città, di lasciare un segno di formazione per grandi allenatori, grandi tecnici, di formare dei dirigenti che possano continuare questo percorso. Oggi mi rimane che pensare di poter far bene per la mia città e per il mio sistema universitario con un progetto che possa arrivare al 2025, portando a Torino un'eccellenza, diciamo, sportiva universitaria, ma creando le relazioni con 3.000-4.000 università nel mondo e creare l'opportunità di dare a questa città residenzialità universitaria grazie all'università, di creare una mobilitazione all'interno della città legata al sistema universitario, cioè piccole cose che possono fare grande una città e ancora più grande a livello di attrazione di studenti. Ho detto già qualche anno fa, Torino è una città da 150.000 universitari, oggi siamo a 100-110.000, è un progetto da sogno, ma se uno non ha dei sogni, perché lavora?